Benvenuti sul canale 9000 Giri Elaborazioni. Oggi parliamo di Mini e in particolare di Mini Cooper S. In questo caso abbiamo una Mini Cooper S, una F56 col motore turbo da 192 cavalli, motore molto recente, vettura molto recente, sulla quale il cliente, che è già un cliente di vecchia data, è venuto da noi con parecchie vetture, ha chiesto di fare una modifica per quanto riguarda la parte principalmente impianto frenante e motore. Per il momento si è limitato a queste due cose. Allora, per quanto riguarda il motore, abbiamo fatto il classico stage 1, neanche completo perché mancano alcune cose. Comunque, per il momento abbiamo fatto una rimappatura della centralina elettronica, quindi abbiamo ottimizzato i parametri della centralina, andando a migliorare quelli che sono i valori di pressione, soprattutto della turbina, del rail, degli iniettori, per avere un incremento grosso modo di una trentina di cavalli e un 50 Nm di coppia. Ricordiamo che noi come 9000 giri non facciamo mai elaborazioni sia elettroniche che meccaniche eccessivamente spinte per non avere dei problemi o avere poi dei riscontri negativi in termini di affidabilità. Quindi 30 cavalli, 30-32 cavalli solo a livello elettronico sono più che sufficienti. Per quanto riguarda poi il discorso scarico, perché oltre alla parte elettronica che riguarda appunto la potenza, lo scarico ci ha chiesto il cliente di sostituire metà scarico, quindi dalla parte centrale in fondo, quindi sostituiamo la parte centrale con questo tubo che vedete qua della Ragazzon, che è un tubo diretto che va a togliere il silenziatore centrale, che sostanzialmente è questo. Togliendo il centrale chiaramente già si riduce parzialmente la fonoassorbenza e aumenta un po' il sound. La parte principale riguarda il silenziatore finale, che adesso è incartato, è questo, che è un silenziatore omologato sempre dalla Ragazzon, con un'uscita generosa, doppia uscita, questo credo sia da 112 se non mi ricordo male, in acciaio cromato, che quindi va a sostituire il terminale. Andiamo a sostituire, oltre alla parte centrale, la parte terminale, che ha un silenziatore di dimensioni molto generose. Se voi andate a fare un rapporto fra il silenziatore, che è quello che rimane comunque un silenziatore, e questo qua, che è quello di serie, quello sportivo più o meno è il 50% di quello di serie. Quindi questo cosa significa? Che la macchina rimane comunque entro i limiti di omologazione, entro i limiti che sono prescritti in sede di revisione, ma comunque unendo il silenziatore finale e il centrale, la sommatoria dei due garantisce un sound sportivo. Poi soprattutto sulle Mini, che hanno questa caratteristica di avere una contropressione particolare, di creare quei famosi scoppietti, vengono accentuati senza che questo crei una rumorosità eccessiva che poi alla lunga stancherebbe. Quindi per quanto riguarda il discorso scarico, è proprio un classico modo di lavorare, un'impostazione che abbiamo dato noi, per cui ne facciamo veramente centinaia all'anno, e suggeriamo sempre di avere in primis il terminale, se possibile, omologato, e poi andare a toccare il centrale togliendo via il silenziatore. Questo secondo noi è la soluzione ottimale. Io a questo punto passerei all'altra parte, all'altro tipo di lavoro che ci ha chiesto il cliente, che è l'upgrade sull'impianto frenante. Allora, questo è l'impianto frenante già modificato, quindi abbiamo sostituito i dischi pieni che sono là in fondo, nello sporco generale abbiamo i dischi pieni, e in questo caso abbiamo sostituito con i dischi della ABC, che sono puntati e baffati. La caratteristica di essere puntati e non con foro passante è una, secondo noi, è una caratteristica molto interessante, perché dove andiamo a forare il disco lo andiamo sostanzialmente a indebolire. Quindi il discorso dei fori e dei baffi serve sostanzialmente, al di là di un discorso estetico, serve sostanzialmente per mantenere sempre pulita la superficie della pastiglia, e questo sicuramente è lo scopo di questa lavorazione. Il fatto che siano passanti non è che il passante vi va a raffreddare il disco, perché il raffreddamento del disco viene effettuato dall'autoventilazione a livello frontale fra l'accoppiamento dei due dischi e le palette che ci sono dentro. Quindi è una leggenda metropolitana il fatto che il foro passante faccia anche da raffreddamento. Non serve praticamente niente, e lo stesso lavoro lo fa il foro puntato. Il fatto di non essere passante evita
che in determinate condizioni si formino delle cricche, perché se si formano delle, diciamo, delle anomalie, si formano proprio in corrispondenza di dove è stato indebolito il disco. Quindi in questo caso direi che è una soluzione intelligente che per il momento solo la ABC, che è questa ditta di materiali di componenti per impianti frenanti inglese, ha adottato. In accoppiamento, diciamo sempre ai nostri clienti, fate sempre un accoppiamento nello stesso momento fra disco sportivo e pastiglia. In questo caso, come vedete, è sempre una pastiglia ABC. Abbiamo scelto una pastiglia di colore giallo. Ogni colore, la ABC propone 5 o 6 mescole diverse che sono contraddistinte con dei colori diversi, dalla verde alla gialla, all'arancione, alla blu, la rossa, la nera, via discorrendo. Ogni pastiglia, comunque c'è una tabella che è facilmente recuperabile anche su internet, ogni tabella dà la tipologia di pastiglie per il determinato tipo di utilizzo, a seconda che uno lo utilizzi a livello solamente stradale, sportivo stradale, lo vuole usare in pista, track day e quant'altro. E l'accoppiamento appunto della pastiglia sportiva sul disco sportivo, che ovviamente è stato temperato per sopportare delle temperature di almeno 250-300 gradi superiori al disco di serie, consente di avere una frenata più pronta e di accorciare lo spazio di frenata. Non serve in questo caso, adesso qua manca la calotta della pinza, non serve in questo caso andare a mettere una pinza di dimensioni maggiori con un disco maggiore, perché il costo sarebbe veramente eccessivo. In alcuni casi la differenza si riduce a circa 10-15 mm, quindi significa che abbiamo 15 mm di spazio utile dove copia la pastiglia sul disco. Onestamente abbiamo fatto tante volte questa valutazione, se non in casi eccezionali, se non appunto per utilizzi estremi, a livello di utilizzo sportivo stradale va benissimo l'impianto frenante di serie, ovviamente basta sostituire i materiali con materiali più performanti. Direi che per il momento l'assetto è stato lasciato così, il prossimo step probabilmente sarà completare lo stage 1, manca il filtro dell'aria, manca il pedal booster, mancano due o tre cose, per poi eventualmente, quando la macchina appunto uscirà dalla garanzia, eventualmente fare il lavoro sulla turbina dando le giranti in aria, così come abbiamo spiegato parecchie volte in decine di video che potete guardare sicuramente consultando il nostro canale YouTube. Io direi che anche per questa puntata è tutto. Per qualunque informazione potete andare direttamente sul sito www.9000giri.it, andate a cliccare sulla parte archivio elaborazioni, se vi interessano le mini cliccate sulla marca e vi usciranno più di 150 mini che abbiamo elaborato, delle più recenti, le abbiamo elaborate molte di più, però da un certo anno in avanti le abbiamo catalogate, quindi un interesse particolare su una mini sicuramente lo trovate nell'archivio elaborazione. Per qualunque informazione a livello tecnico, commerciale, ci potete chiamare in sede allo 0273 83 175, e cosa fondamentale che ripetiamo ormai da tanto tempo, supportateci con l'andamento del nostro canale, ci fate un grosso regalo cliccando sulla campanella, anche per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Ciao, alla prossima!